Bentrovati telespettatori del Sasso nello Stagno. Questa settimana siamo a Gazzaniga per commentare l'apertura, speriamo, della stagione sciistica al 15 febbraio. La gente è pronta e carica per tornare sugli sci? Sentiamo direttamente loro. Ecco la notizia che tanti stavano aspettando. Si parte a Carnevale, almeno sembra. Ma secondo me questa decisione che ha preso il governo è una decisione da dementi, per il semplice motivo che su una pista di sci, con le dovute precauzioni, che motivo c'è di non permettere? Io non scio, ma come quest'anno c'è stata mai così tanta neve come quest'anno, e poi conosco anche altre persone che lavorano nel settore che sono veramente in difficoltà. Ah, è da dementi non aver aperto prima, non aprire certo, adesso. È da dementi non averlo aperto prima, perché non vedo il motivo per cui diciamo ci sia questa necessità di chiudere un'attività sportiva che secondo me non dà nessun contatto con altre persone, certo rispettando sempre le regole che ci vengono imposte. Siamo al data 15 febbraio, quindi praticamente una stagione persa, si potrà recuperare qualcosa? Secondo me no, ormai di solito verso fine marzo l'attività sciistica viene tenuta, cioè cessa, quindi non è una ripresa, diciamo, che dà una piccola possibilità di recuperare una stagione diciamo disastrosa, perché neanche a farlo apposta quest'anno con tutta la neve che c'era in montagna sarebbero stati per loro dei giorni abbastanza remunerativi, ecco, tutto lì. Quindi sperando perlomeno nei weekend da 15 in avanti che siano almeno di sole. Sì, speriamo. Ma a parte il fatto che dicono che a metà febbraio arriva ancora freddo, quindi vabbè. Okay. Non pensavo che mi dicessi che arriva un'altra ondata. No, e beh, questo poi no, penso che... Ma... Io ho dei grossi dubbi, anche perché qui in provincia di Bergamo, da quanto ci risulta, i contagi sono ormai ridotti. Secondo me, non entriamo nel discorso della politica, perché chi mi conosce sa come la penso, e secondo me meno male che è successo quello che è successo, anzi, doveva succedere anche prima. Ha sentito la notizia, riaprono gli impianti sciistici? Sì, questa con la sciali? Sì. Ah, sì. Sì, sì, non ho, io non ho, vai alla sci. Non ha mai sciato? No, non capisci, ti scivola io. Ah, per terra col ghiaccio? Certo. Sci, si parte. E la sera se voglio mangiare mangio sulla pista, al sacco. Nei rifugi? No, che rifugio, al sacco, perché non si può dopo le sei. Cosa fa, le sei, sci alle sei? No, a parte che io non so sciare, perciò. Ah, okay. Però mi chiedo, uno che va a sciare, la domenica, arriva sera, cosa fa? Torna a casa. Torna a casa. Perché lei può stare tutta notte sugli... Ci mancherebbe. Mi piace talmente tanto. È un anno che ci tengono chiusi. Appunto. È meglio cominciare a uscire ancora un po' la sera, no? Ma secondo lei ormai la stagione qui è andata... Semi-compromessa. Semi? Semi-compromessa, oh. Dipende. Vuol dire che tutto sommato lei dà ancora uno spiraglio. Sì, tanto ormai siamo già mezzi rovinati, così ci rovinano del tutto. Lui era sciatore. Sì, dove lo scia? Sciavo, sì, adesso da un po' di anni. Causa? Quando era giovane. Quando ero più giovane sciavo. Dai, sì. Bene. Dove andava di bello sciare? Nella nostra zona bergamasca? Che sì, sì. Devo togliere gli occhiali? Ok. Sì. E invece non scia più? C'è la sciatina, diciamo... Sì. Così domenicale qui, se no giustamente in località un pochino più attrezzate. Però insomma, attrezzate, diciamo che anche qui ha bazzicato. Certo. E cosa ne pensa quest'anno di questa chiusura e della riapertura all'alba, speriamo, se nulla succede d'altro, il 15 di febbraio? Che non è mia la cosa. La catena è fatta da 50 anelli, perché la catena stia assieme tutti gli anelli devono funzionare. Cioè, se apriamo a singhiozzo una cosa sì, una cosa no, eccetera, non lo so. Per quanto riguarda lo sci, vabbè, d'accordo, però non so come... Cioè, capisco, ok, io sono di qui, vado a sciare gli spiazzi, la sera torno. Però, se sono di Sermide... Ok. Cioè, vorrebbe fermarsi per gli alberghi, ristoranti, pizzerie... Diventa un po' più complicata. E quindi... È ingiusto nei confronti dei mantovani, dei cremonesi che sono più lontani, cioè, voglio dire. No, penso che effettivamente bisognerebbe
ragionare forse più globalmente, insomma, credo io personalmente, ma vale anche per tante altre cose, cioè non riesco a capire perché non si possa giocare a tennis, non si possa fare insieme di cose che ormai si possono tenere sotto controllo, sembra anche dai dati, dei contagi, eccetera. Ma dici che adesso all'alba del 15 di febbraio ancora tanta gente sarà lì pronta a non vedere l'ora, sì, di partire a sciare? Okay. Oppure un po' la voglia di sci è passata ormai a metà febbraio? A me sarebbe passata. Ah, ok. No, c'è un mio amico che aspetta effettivamente il 15 per partire, solo che in Alto Adige non può andare, lui scia solo in Alto Adige per scelta, diciamo così, mentale. E quindi a questo punto... Comunque secondo lei un po' di coda le vedremo lo stesso, un po' di gente a sciare ci sarà sulle piste. Sì, speriamo, come speriamo di trovare la gente in pizzeria la sera, come speriamo di trovare la gente ai concerti, e nelle palestre, nelle piscine. Si riparte! Speriamo. Un po' di fiducia. Grazie mille. Se la speranza è l'ultima a morire, ecco. Prima di morire. Sciate? No. No? Niente, sci. Che sport praticate? Ginnastica artistica. Oh, no. E quindi ginnastica artistica che si fa? Le verticali, i ponti, sì, tutte queste cose. Ma la state praticando oppure no? No. Siete in lockdown, fermi? Sì. Avete voglia di ricominciare a fare un po' di movimento? Sì, certo. Sì. Se ricomincio però a sciare. E dai, era ora. È una buona notizia questa? Sì, sì. Avete amici che sciano? I miei genitori. Ah. Fino a mettere sci l'hanno ad andare. Hanno già preparato gli sci? Certo. Sì? Da quanto? È da un po' che aspettavano. Ma li sentivi dire no, che nervosi, che non si può? Sì, in effetti sì. Non si lamentavano più di tanto? No, un po' volevano tornare. E quindi tu adesso, sabato e domenica, non li vedrai più? Sì, sarebbe bello. Buona la casa. Okay. La notizia che tanto stavamo aspettando. Ah, riparte lo sci. Pensavi che riaprissero le porte degli stadi? Gli stadi la vedo dura per quest'anno. Andiamo col pensiero al 2022 allora. Per me sì, mi sa di sì. Invece sembra che per gli sciatori ci sia qualcosa di positivo all'orizzonte. Ma io sinceramente avrei già aperto un mese fa per gli sciatori. Perché per me non vedo tutto sto problema per far sciare la gente. E come mai secondo te allora questo blocco persistente? A saperlo. Allora io la vedo a modo mio, nel senso, se vuoi dare sicurezza, tienimi chiusi i bar, tienimi chiusi, come si dice, il rifugio in alta montagna. Però uno già dal fatto che sta in fila con gli sci, la distanza ce l'ha. Cioè, non vi pensavo, una cosa così impossibile far sciare la gente. L'avrei visto più... no, non lo so. Ormai dici che la stagione all'alba del 15 febbraio è ormai andata e si raccoglieranno solo le briciole o comunque c'è ancora da sperare allora, per chi gestisce impianti? E fortunatamente sta nevicando ancora, neve ce n'è tanta, un po' si potrà sciare, però il bello è andato. Il bello. Dopo non so quanti anni si poteva sciare all'Immacolata, invece quest'anno niente. E d'altronde bisogna avere un po' di precauzione perché sto virus è ancora in giro, non ce n'è storia. Fatto sta che si parla del 15, quindi da qui al 15 abbiamo ancora qualche giorno e non è detto appunto che poi alla fine venga confermata, sempre che non ci sia qualche ritorno, qualche fiammata di ritorno. No, ma non penso, dai, siamo stati bravi noi, penso che... Io vedo che ultimamente la gente è molto attenta, siamo stati bravi, per me stiamo migliorando, dai, ci vorrà ancora un po' di tempo però... Quindi le terze ondate, le quarte ondate, le quinte ondate? No, basta ondate. E nella categoria dei parrucchieri? Categoria dei parrucchieri è ancora abbastanza dura. È ancora abbastanza dura perché la gente gira poco, gira pochino, qualcuno c'ha ancora paura, qualcuno non so come mai. Si lavoricchia. Resistiamo. In bocca al lupo. Grazie, Crepi. Si riparte a carnevale. Sì. Era ora? Meglio di no? Era meglio tenere chiuso ancora? Ma non so sciare, quindi non... mia figlia sì. No, va bene, si riparte, speriamo in sicurezza. Ma aveva voglia tua figlia di sciare? Ah, mia figlia sicuramente, sì, lei ha voglia di ricominciare, come tutti. Però speriamo nel buon senso delle persone. Sarà il lunedì 15 in pratica quando ci sarà il ponte di carnevale, i ragazzi a casa da scuola...
E quindi? E quindi come insegnante dico che sarà una tragedia il dopo. Cioè? Vedremo come andrà. Si pensa sempre al contagio, no? Cioè è una cosa ovvia. E speriamo non sia abbastanza limitata la cosa. Quindi sei preoccupata perché magari questi bambini tutti a sciare insieme possano insomma portare contagio? Ma no, ma lo sci, ma penso che lo sci non sia un veicolo... Non sia quello la fonte di diffusione, spero. Ma non è lo sciare di per sé. È aria aperta, distanze enormi, tra l'altro. Certo, sì. È il barrettino, è tutto quello che c'è intorno, come i ristorantini. Certo. Io sono aperto, per la sicurezza. Hanno aperto anche i bar. Sì, sicuramente. Ma sono quella che non... Sì, il bar lo frequento. Però ad esempio nel centro commerciale non andrei, ecco, per ora. Non sei ancora sicura al 100%? No, secondo te ancora non è passato? Assolutamente no. Finché non ci saranno i vaccini, si spera presto. Cosa ne pensi della riapertura delle piste da sci? Era ora? Non dovevano chiuderle? No, certo che è giusto. Devono lavorare un po' tutti, con le precauzioni, ma è giusto così. Ma dovevano aprire anche un po' prima? Quello non lo so perché non sono un sciatore, però è giusto così, dai. Bisogna iniziare, in poche parole. Ma iniziare adesso però il 15 febbraio, si sa che la stagione, insomma, è una stagione ormai persa, secondo te irrimediabilmente? Ah, penso proprio di sì. Si apriva la stagione l'8 di dicembre, giorno dell'Immacolata. E la neve c'era, però questa pandemia ha fatto dei danni. Quindi meglio le briciole che niente, dici? Sicuramente, okay. Sicuramente. Okay. Riaprono gli impianti da sci, era ora? Dunque, personalmente non ho mai imparato a sciare, quindi... Per quale motivo? Per eventualità, immagino. Quindi, sicuramente chi aveva voglia, gli sciatori hanno dovuto aspettare, si scia solo una volta all'anno più o meno, indipendentemente. Quindi, beato chi ci lavora e ci vive e gli appassionati. Adesso si riparte, almeno speriamo, il 15 di febbraio, a questo punto è tardi per recuperare una stagione? O comunque ci sarà ancora un ottimo afflusso e le casse potranno comunque brindare nelle stazioni sciistiche? Dunque, ammesso che il mio parere è quello che è, penso di... almeno in parte, se non altro. Forse tutta la stagione è difficile crederlo per ragioni puramente tempistiche, però dipenderà anche un po' dal meteo forse, da un po' dalla neve che ci aspetta, non so se ne arriverà. Si riparte a sciare! Che sì, è mia. No. Basta. Ma dispiace per l'Umma. Ma dice che ormai la stagione è andata o possono lo stesso fare festa i gestori? Speriamo. Speriamo. Fanno così anche gli altri. In qualche modo sono riusciti a riaprire. Speriamo anche per loro perché aspettano l'inverno apposta. Certo. Ormai l'inverno è andato, secondo lei c'è ancora... tempo per sciare ancora. Ma il tempo lo comanda nessuno. Cosa ne pensa della riapertura degli impianti? Era ora? Penso che stanno soffrendo tutti in questo momento e serve aprire non solo gli impianti. Un po' tutto. A cosa fa riferimento? Ristoranti. Tutte le situazioni che hanno sofferto in questo momento. E in tanti ovviamente. In tanti. E aiutarli come possiamo, nel nostro piccolo, una cena con gli amici nel limite del possibile. Una sciata in compagnia. Una sciata in compagnia, sempre rispettando le norme e via. Aiutiamo chi è più sfortunato, chi ha vissuto momenti peggiori di noi. Te l'aspettavi l'apertura adesso o pensavi che non arrivasse più? No, sinceramente ormai credevo che continuassero una chiusura a oltranza e basta, non riaprissero più. Però se serve a contenere i danni, ben venga. La reazione secondo te degli addetti ai lavori? Esultanza oppure... tanto ormai.
Ma credo che non abbiano esultato. Non più di tanto. Quindi vuol dire che la stagione è praticamente compromessa. Sì, io non frequento le piste, però... Beh, quantità di neve in alto ce n'è ancora, per cui può darsi che, nonostante tutto, prosegua per ancora un po' rispetto agli altri anni, magari qualche settimana in più rispetto al solito, se la stagione non dà dei colpi di scena, qualche sciata in più rispetto agli anni precedenti potrebbero farla, quindi magari qualcosina si può recuperare. Non sono capace. Ah beh, lei no, però chi è capace sarà contento, bene, penso. Sicuramente. Ma dovevano aprire prima, secondo lei? Ma certo. Non metteva niente a rischio l'apertura dei impianti? Assolutamente. Quando uno è con i sci, come andare in montagna col suo zaino avanti. Non vedo perché ci debbano essere dei problemi. Distanziamento c'è, quando si cammina non si va in massa, si va uno alla volta. E adesso però la stagione, secondo lei, è compromessa totalmente per loro? Ma o no. Potranno recuperare un po' di incassi? Penso che anche il tempo gli darà una mano, perché il freddo non è ancora finito. Non va a sciare? No, mio marito sì. Ah sì? Sì. E aveva voglia di sciare? Certo, sì. Oh. E piace da... Lui da Gazzaniga. Ha saputo la notizia? Che cosa? Che riaprono gli impianti? Sì, hai sentito ieri, sì. Oggi a ieri, non mi ricordo. Sì, l'hanno detto in questi giorni, sì, si aprirà dal 15, speriamo, dal 15 febbraio. Speriamo, però io no, non è che... Lui ha già preparato gli sci? Sì, piace, va, sì. Okay. Bici, sci e così. Sci club. Ma sono un sciatore un po' stoppato adesso, un po' scoppiato. Ma guardi qua, ma guardi qui. Si parte da... potevano aspettare il mese di luglio a aprire però, Il mese di luglio rischiavano di meno perché, sai, non c'era nessuno. Quello che dico anch'io. Perché io ci ho lavorato un po' lì, in quel mondo. E organizzarsi con gli impianti da corrente, chiamare il personale, avviare tutto, fare le spese e dopo 15 giorni chiudi. Ecco, mi dispiace per i gestori, ecco, però dopo è meglio se aprono, però. Perciò adesso i gestori, secondo lei, stanno gestori, dicendo oh, finalmente, oppure sì, dicono... Dicono cosa faccio, apro, vale la pena? Vale la pena a questo punto? Devo fare quel ristorante, devo fare la spesa o... rischio è grosso. Quindi. Anche perché chiamare il personale adesso com'è? Appunto, la gente, ognuno, sì, ci sarà, però devi metterle in regola, devi metterle a norma. 50 anni fa si andava avanti a spanne, certo. Vieni te domani a aiutarmi, oggi vai, ti rovinano. E quindi è molto più complicato. Peccato perché anni con neve d'oro, una bella neve, si poteva... Secondo lei adesso ci sarà un afflusso comunque? No. Quando io ho avuto esperienza. Quando è passato un po' il periodo, dopo la gente ormai fa altri progetti. Altri progetti. Io ho visto quando arriva la neve a fine marzo, non arriva più l'afflusso, perché la gente, chi prepara per andare al lago, chi si organizza, chi ha già messo via gli sci... A prendere quando le calda la quindi palla. Non vuol dire che non tanti sciatori avranno pronte appunto, no, le sci, come andare a Morosi, bisogna sfruttare il momento, così anche con la neve, se scappa è andata, però chi ci va, qualcuno ci va di sicuro, vedremo. Era proprio pericoloso aprire prima? Ma il rischio c'è, sì, sicuro, però io sono convinto che se la gente ha un po' di testa si può far tutto. Si può fare tutto, perché se no non si può andare neanche al supermercato, non si può andare neanche a fruttivendolo. Se si sia che mettono separati, che mettono le loro cose, sale di distanziamento, si poteva sciare benissimo. Cosa c'entra se all'aria aperta, a C5, è all'interno di un chiuso, che a meno i tecnici hanno sempre detto questo, al chiuso che ci si infetta. All'aria aperta non ho mai visto uno sciatore abbracciato all'altro, con sul casco come oggi, col casco, con tutte le protezioni, impianti di risalita, sta lì e fa salire uno ogni 3 metri. Perché volevo far vedere che facevano qualcosa anche da Roma, che erano importanti anche loro. E dovevano andare contro qualcuno a dimostrare che come andiamo noi. E allora facciamo che aspetteremo a questo punto, l'8 dicembre del 2021, la nuova stagione a questo punto. Speriamo. Sperando in un bis di così tanta neve. Speriamo che arrivi la neve e che sia risolto questo problema. Sì. Sia risolto, sì. No? Sì. Io sono fiducioso perché la gente ha imparato adesso, la maggioranza, i stupidi ci sono sempre.
ma io ho visto i comportamenti, io adesso ho la mascherina, cammino da solo, ma senti prima, comportamenti evitare di andare lì tutti col bicchiere in mano, bla 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 bla. Io sono andato a Bergamo, ho acquistato un'auto nuova, mi ha portato giù il mio amico, ero seduto dietro, da solo. Cioè sono stupidaggini, però ci stai un po' di prudenza. Sei uno sciatore? No, ma vorrei tanto sciare, ma non sono capace. Ah, hai magari un progetto per l'anno prossimo, cominciare a sciare? Se c'ho i soldi, magari imparare, sì, ma non ci sono. Intanto fai altri sport? No, cioè ho fatto judo fino alle medie e poi basta, cioè magari ci ho pensato anche di riprendere, ma non lo so. Meglio judo sci? No, ma anche lo sci ci sta, in inverno, weekend. Adesso riaprono gli impianti? Sì, veramente una bella cosa. Magari provare a fare prima della fine della stagione una sciatina? Provare? Magari con i soci, magari un giorno ci potrebbe provare. Ah, la notizia che hanno riaperto gli sci, gli impianti, li riprenderanno. Ma io non scio. Ma era ora o a questo punto ormai? Tanto valeva tenere chiusi. Bah, non lo so, dipende. Dipende da cosa pensano quelli degli impianti di sci, perché fino adesso sinceramente non hanno preso niente. Quindi, purtroppo. Purtroppo. E chiusi secondo lei ha ragione gli impianti o è stata una decisione errata? No, per me dovevano lasciarli chiusi. Ah. Hanno fatto benissimo a tenerli chiusi. Ok. Lui ha il terrore del Covid. Ha il terrore? Io sì. Idem. Anche no, io non così tanto, ma lui ha proprio il terrore. Sci si riapre, partenza. Speriamo che dobbiamo imparare a sciare. Stiamo aspettando, siamo venuti in valle proprio per imparare a sciare. Da dove? Da Milano, io da Milano. Io Puglia, Taranto. Puglia, ma lì non si scia. No, assolutamente, no. Lì siamo di mare. Il mare è quello che volete. Assolutamente sì. Secondo voi è giusta questa decisione di tenere gli impianti chiusi fino ad ora? Fino ad ora è stato tutto chiuso, cioè, quindi ci stava anche tenere gli impianti chiusi? Tutte le situazioni di assembramenti dovevano essere evitate, quindi se era una situazione di assembramento. Meglio, perché così possiamo fare qualcosa anche noi, penso di sì, perché fondo e alpinismo va bene, però anche un po' di discesa ci fa bene anche a noi. Lei fa tutte le discipline? Facevo, adesso dato l'età faccio quello che si può, comincio anche ad andare a piedi e sperando che stiano su le slavine. Speriamo. Un po' di fondo, cioè, però un po' di discesa la fa. No, quello diciamo che l'ho fatta da giovane, adesso mi diletto più tanto nel camminare, uscire di fondo qualcosa qua nei nostri paraggi, però ben venga che almeno per qualcuno. Ma la stagione è compromessa ormai per gli impianti sciistici o si può comunque recuperare? Speriamo qualcosa? Che si abbassino un po' le temperature, così si spera che ne venga ancora. Comunque ce n'è su in alto. Fino aprile? Anche di più. Cosa ne pensa? Bene, ormai... fan bene. Giusto. Il gioco è andato? Basta che tengano le distanze giuste. Non sempre sta favorevole a quel discorso lì. Come mai hanno aspettato fino al 15 se non metteranno un altro stop? Chiedi. Lei è uno sciatore? No, sono un ciaspolatore. Mio figlio fa sci alpinismo. Però per me è giusto. Anche sulle funivie così, Gabino, fai prenoti, tot al giorno, o tot alla mattina, o tot al pomeriggio. Almeno riesci a fare qualcosa. Secondo lei è facile adesso riaprire con tutti gli addetti? Quest'anno è un po' anche colmo, se vuoi, perché con tutta la neve che c'è in giro e per mi andare a sciare, non poter andare a sciare è un po' un casino. Io se apro sono favorevole. E neve quindi fino aprile-maggio e tutti a sciare per tentare di aiutare il compartimento. Speriamo, dai. Si va a sciare. Oddio. Ha sentito? Sì, si va a sciare, sì. Tutti sciatori? No, diciamo sbobbatori. Oh, va bene. Ma era ora secondo lei? Ormai è tardi per rimediare la stagione? Ma sicuramente uscire all'aria aperta secondo me fa bene. Basta tenere le precauzioni, anche in montagna la mascherina, stare a distanza. Scusate gli occhiali che mi si appannano. Però stare all'aria aperta, perché no, andare a sciare in montagna va bene. Infatti noi forse domenica andiamo al Pora, al rifugio Magnolini,
tempo permettendo, se... Certo. Quindi si tenta appunto di tornare un po' alla normalità. Alla normalità, che sicuramente fa bene, ci vuole, anche perché qui sinceramente nella Bergamasca, nella nostra zona, sembra che il coronavirus si sia placato, ormai il peggio è passato qua. Infatti quello che si chiedono adesso i gestori, visto che si parla di 15, stanno domandandosi, non è che arrivi un'altra ondata a bloccarci di nuovo tutto? Lei cosa pensa? Potrebbe esserci questa nuova ondata? Parlano di varianti. Sì. Ma io sono molto positiva e quindi penso di no. Come ripeto, il peggio qua è passato, non dovrebbe più tornare la crisi che c'è stata. Quindi per lei il Covid è alle spalle? Sì, cioè, diciamolo fuori. Sì, nel senso che comunque le precauzioni, la mascherina, l'igienizzazione delle mani, tutto quanto ci vuole sempre. Siamo in una fase discendente, diciamo. Esatto. Lo stiamo salutando. Sì, speriamo, sì, sì. Speriamo. E adesso siamo pronti per andare a sciare? No, non c'è l'attrezzatura. Si fa scialpinismo? Sì, scialpinismo, sì. Ok, ok. Cosa ne pensi adesso di questa riapertura delle stazioni sciistiche? No, vabbè, dai, meglio. Cioè, almeno anche lavorano anche quelli che lavorano lì. Certo. Cioè. Ma ormai secondo te è un po' tardi adesso per recuperare la stagione? No, vabbè, dai, nevicherà ancora. Cioè, il freddo si sente. Sì, sì. Sì. Quindi si può andare avanti ancora un po'? Sì, un po' sì, dai. Vabbè. Speriamo. Speriamo. Ma al massimo facciamo qualche corsetta. Sì, corsa certo. Finalmente si torna a sciare, aprono gli impianti. Ma si è passata l'età. Ma per quelli che sciano cosa ne pensa? Fattore positivo oppure ormai la stagione è andata? Dalla neve che c'è sembrerebbe ancora positivo. Quindi i gestori possono ancora sperare? Mai smettere di sperare. Sulla riapertura degli impianti sciistici. Era ora. Oh. Era ora. Questi poveri gestori. Sì, no, infatti, è una cosa vergognosa. Per quale motivo, secondo lei, hanno aspettato fino al 15 per poterci... Non ho ancora capito. Bisognerebbe chiederlo a quelli che se ne sono andati, meno male. E basta. Okay. Ma adesso è ancora tempo, c'è ancora tempo per rimediare un po' agli incassi persi dei mesi passati? Non lo so, bisognerebbero chiedere a quei poveri cristi che sono lì ad aspettare. Si spera, si spera che non facciano altre cavolate per quanto mi riguarda, però vabbè. Speriamo di no. No, speriamo di no, che si decidano adesso a fare qualcosa, okay. Che questo Draghi si... E a lasciarci tutti liberi adesso o forse è ancora meglio tenere un po' le antenne alzate? Una via di mezzo è sempre meglio, però cioè, gradualmente, perché adesso è ora che la gente riprenda a lavorare, anche perché dopo andiamo a casa a mangiare tutti di quelli. Sulla stagione sciistica! Vergognosi, vergognosi. A te piace sciare? Andavo a sciare, dopo ho smesso, vabbè, perché problemi di gambe e così, okay. Però visto che quest'anno è venuta la neve, è stato un disastro per quelli che hanno gli impianti, perché comunque sia... È un grosso, cioè nel senso... Beh, è un problema aver chiuso fino adesso le perdite. No, ma poi il fatto che mi aprano adesso a febbraio, quando oramai è quello finita che ci siamo la stagione... È bravo, questa è quella la domanda che stiamo facendo oggi. Ad aprire il 15 ha senso? Non ha senso per niente affatto, anche perché secondo me con le dovute distanze, i dovuti... Potevano comunque farlo. Certo, sicuramente se vai sulla funivia non puoi essere dentro in 50 persone. Metti di metterne 10 con un distanziamento e con una persona che comunque tiene controllata la situazione, secondo me potevano farlo benissimo. Quelli che hanno le seggiovie a due posti ne fanno andare su solo uno e sicuramente potevano aprire lo stesso. E qual è stato secondo te il motivo per cui non è stato fatto? Questo non te lo so dire, è come i ristoranti che prima li hanno fatto sistemare tutte le cose e poi alla fin fine li hanno fatto chiudere ancora un'altra volta, quando volendo potevano tenerli aperti con le precauzioni, con le cose. Secondo me è ancora tutta una questione di governo. I gestori adesso possono sperare di rimediare un po'? Per me no, oramai non anche perché è un costo per loro adesso aprire per che cosa, un mese? Perché oramai, vabbè sì, la neve c'è. Ma soprattutto gli sciatori hanno a febbraio, metà febbraio, ormai hanno ancora voglia di sciare? Ma secondo me sì, per quello sì, perché vediamo adesso tanti che vanno a fare sci alpinismo,
adesso hanno chiuso anche le piste perché non vogliono più che facciano sci alpinismo. E secondo me la gente ha voglia di fare sport, anche perché dopo un tot di tempo che sei a casa hai voglia comunque di muoverti, di andare in montagna, di respirare aria pura. E invece ci stanno deviando anche questo, purtroppo. Sperando che prima, da qui al 15 non succeda più niente. È quello che ho pensato anch'io, perché ho detto arrivare al 15 febbraio è ancora un po' lunghetta la cosa. Non è che ci arriva una terza ondata? Io ho paura di sì. Sì? Sì, sì, perché vedendo quello che ci fanno vedere a Milano, in tutti quei posti lì, anche a Bergamo città, perché anche l'altro giorno c'erano... Soprattutto lì, a Brescia. Cioè. Anche lì, a Brescia. Cioè, secondo me, siamo un po' incoscienti anche noi, nel senso, sì, è giusto uscire perché, per l'amor del cielo, però neanche a fare queste cose qua non vanno bene. Sembramente, spiste. Soprattutto no. Grazie a tutti per aver seguito questo appuntamento con il Sasso nello Stagno da Gazzaniga. Prossimo appuntamento tra 7 giorni, non perdetelo sempre qua sull'88 di Antenna 2 TV.